Devo dirvi che sono felicissimo oggi, non soltanto per questa occasione straordinaria che mette insieme così tante opportunità, tante realtà in questa valle, ma mette insieme anche la mia famiglia, perché la mia famiglia, Olivero Pistoletto, è in gran parte presente qui oggi e questo mi fa molto piacere, perché è una famiglia della valle. È una famiglia della valle, io mi ritrovo a casa. E questo è importante soprattutto in quanto noi abbiamo adesso insieme portato un segno. Ecco. Io questo segno l'ho realizzato in quanto commissionato da voi, dalla società. Non è un'opera che è collezionata dal palazzo, perché tutte le opere d'arte del passato sono più o meno state commissionate dal palazzo. Qui invece è la necessità dell'umanità, la necessità della gente, la necessità di noi tutti che chiede all'arte: dateci un segno, un obiettivo, creiamo un riferimento al quale un po' tutti possiamo dare significato e dare significato e assumere il significato che viene presentato da questo segno. E allora io, quando vedo situazioni come queste, dico: beh, allora sto segno funziona. Vedo che funziona perché mette vicino le persone, le mette in vicino con le loro necessità, con le loro problematiche. E qui abbiamo parlato di problematiche stamattina, non bisogna di ribadirle, sono molto chiare le problematiche, ma io sono contrario al piagnisteo, sono contrario alla lamentela, alla rivolta a volte, spesso c'è la rivolta alla fine di tutto questo, non serve a niente la rivolta se poi non si sa che cosa fare dopo, bisogna prepararsi a fare. E poi ci si muove e si adatta la critica che è necessaria, la critica alla situazione, a un'attività di proposta. Questa, la proposta è di per sé, contiene di per sé la critica. Ma guai, qui c'è un po' troppo l'abitudine di fermarsi sulla critica, di pensare che rivoltandoci facciamo l'operazione giusta e sufficiente. Qui si tratta di capire quali sono i problemi e i problemi devono diventare lo stimolo per creare. È stata usata la parola creazione comune, creare insieme. Ecco, questo mi sembra quanto stia accadendo qui in questa valle. Allora io semplicemente sono qui per ribadire quello che voi avete già capito benissimo, che è la necessità, la possibilità attraverso questo segno di mettere insieme, di avvicinare gli opposti. Abbiamo parlato di natura e artificio, però possiamo parlare di qualsiasi altro elemento opposto che noi arriviamo persino a definire come il bene e il male, il buono e il cattivo. Sono elementi che stanno nei due cerchi opposti, ma nel cerchio centrale c'è la combinazione di questi opposti. Noi dobbiamo imparare a mettere su un piano di connessione gli opposti e faremo un'operazione creativa. La creazione esiste proprio nella capacità di coniugare, di connettere, di fondere gli opposti per creare una terza dimensione che sta al centro, tra gli opposti, che non esisteva. E il fatto che nasca qualcosa che non esisteva in questa combinazione degli opposti vuol dire che quella è la creazione. Creazione vuol dire non esisteva, ma poi esiste. E ognuno di noi, nel nostro piccolo, così come nella società, noi siamo individualmente, abbiamo questi opposti, siamo massimamente buoni, massimamente cattivi. Tutti, ogni persona, quella dualità sta in noi. E poi sta nel rapporto tra noi due. C'è sempre un'altra persona davanti a noi, che fa due. E allora tra noi due c'è questa opposizione.
ma c'è questo, anche questa possibilità di composizione. E allora noi dovremmo lavorare sulla composizione, sulla capacità di mettere. Poi è chiaro che la moltiplicità delle persone fa sì che nasca una società in cui gli individui sono sia opposti che composti. E quindi noi dobbiamo pensare che abbiamo un metodo, che è il metodo della creazione, che sta nella capacità di mettere insieme, di unire le diversità, le opposizioni, ma unirle non per distruggerle, ma per far nascere qualche cosa che prima non esisteva. Dunque, creare insieme vuol dire sapere usare questo metodo della congiunzione degli opposti, che è proprio descritta nel simbolo del terzo paradiso. Ognuno di noi lo può fare, lo possiamo fare insieme. Questo è andare verso una società che ha bisogno di esistere e che ancora non esiste.